Il ritratto presenta l'immagine di Ranuccio I, quarto duca di Parma, Piacenza e Castro, in un'iconografia che ebbe molto successo all'interno della corte farnesiana, perché oltre a questa variante di Cesare Aretusi se ne registrano sugli inventari del Palazzo del Giardino almeno altre 6 versioni, una in particolare anche di Agostino Carracci, di formati diverse, ma tutte identiche per la posa. L'immagine di Aretusi presenta Ranuccio in età giovanile con un'armatura e un'ampia gorgiera bianca. Era destinata probabilmente, o comunque una di queste versioni, visto anche il formato del dipinto, era probabilmente destinata a essere inviata come effigie nuziale per le trattative di matrimonio di Ranuccio con Margherita Aldobrandini, nipote del Papa Clemente VIII. Un matrimonio molto importante, in quanto Ranuccio, nelle sue ambizioni politiche, aveva cercato tramite la madre Maria Daviz di Portogallo di espandersi, di imporsi sul trono di Portogallo, azione che Filippo II, re di Spagna, aveva stoppato immediatamente, e quindi questa politica matrimoniale messa in atto da Ranuccio era molto utile per avere comunque l'alleanza del papato a protezione nei confronti della Spagna. Il ritratto ci mostra Ranuccio in età giovanile su un fondo neutro, su una posa di tre quarti e con questa armatura splendente, impreziosita da alcune rifiniture con tocchi dorati e un'ampia gorgiera bianca che inquadra il viso con un'espressione abbastanza sorridente e di fermezza nello sguardo che ben si attiene allo scopo del dipinto. Dal punto di vista politico, Ranuccio è tra i duchi di Parma quello più significativo. Il suo lungo regno, durato dal 1586 fino alla morte, gli consentì di stabilizzare, di strutturare quella che era proprio l'organizzazione politica del ducato, con un forte controllo anche di quella che era l'antica nobiltà feudale che ancora vantava privilegi sul territorio, e con una politica culturale di cui ancora oggi possiamo vedere quelli che sono i risultati più significativi, perché Ranuccio fu colui che diede avvio alla costruzione del complesso della Pilotta e fece costruire il Teatro Farnese.